Salve ragazzi, ben ritrovati in questo nuovissimo video. Ufficialmente oggi inizia la fenagione. Dobbiamo tagliare le prime. Qua? Sì. Perfetto, va benissimo. Okay. Però mi devi spiegare come e quando, cioè no, nel senso il pezzettino. Faccio un giro io. Sì, fai tu il perimetro e poi... Per questa prima passata va prima lui, mi fa il confine e poi vado io. Tempo di riprenderci la mano. Si è fatto il... grumo, bisogna... bisognava buttarlo via, quindi ho fatto retromarcia e non ce n'è d'erba, anche qua sono... se Italia giugno ne trovi d'erba, se Italia adesso, cioè a giugno, inizio giugno, fine maggio, inizio giugno, adesso è un po' uno schifo, cioè... adesso l'andiamo ad attaccare. Il problema è che a sto trattore servirebbe, spero mi sentiate, gli servirebbe la frizione della presa di forza staccata dalla frizione del cambio,
e quindi se no tutte le volte dovresti stare lì a fermarti e staccare la presa di forza, un po' è un po' una menata, però per andarla a prendere così e far poco spazio lo faccio, se no sarebbe da fermarsi quando finisci lì e staccare la presa di forza e poi qua riattaccarla, però è un po' una menata. Adesso provo a drizzarla un pelo, è un po' tutta storta. Più o meno l'ho drizzata, via. Adesso questo qua è piccolino, poi ce ne sono altri, ci vediamo poi quando siamo a fare gli altri, perché questo è un po' monotono. Poi ho qua anche l'attacco per mettere il telefono, fare un'inquadratura migliore, via. Adesso siamo qua in questo campo qua, che è praticamente dietro, lì sopra c'è la strada, e gli altri anni non l'abbiamo mai tagliato noi, l'hanno sempre tagliato delle altre persone, e niente, quest'anno abbiamo deciso di tagliarlo noi, però vedete ci sono sti casini qua fatti dai cinghiali, è potuto uno strana roba, poi qua ci sono cresciuti, cioè ci sono i pali in mezzo, un casino, qui sarebbe da tagliare ma non so neanche se è nostro. Però non ce la fai, perché poi anche a farla su fai fatica. Non ho capito, mi ha fatto un segno, ma non ho ben capito che cosa devo fare. Mi ha indicato di qua, ma... Ah, sì. Guarda i cinghiali, guardate i cinghiali, che cazzarola di robe che fanno. Oh, signore. No, raga, qua... Quando ne fai su di erba, cioè ne fai su ben poca. Già ce n'è poca, in più con questi casini qui. Guarda te. Ci vediamo col mio onboard, se mai ne farò uno, non lo so. Adesso sta facendo manovra per andare a tagliare giù. Che qui sto campo qua probabilmente non lo faremo neanche su, perché c'è un disastro dato dai cinghiali che hanno rimosso, cioè hanno mosso la terra, e quindi si rovinerebbe tutto. Via, andiamo noi. Allora, seconda, praticamente l'ha finito tutto lui il campo, non me ne ha lasciato, cioè me ne ha lasciato due strisce, vabbè dai, tanto ne abbiamo ancora per così di campi da tagliare, che addirittura prendo l'arca. Dai, cazzarola, non ce la faccio, porca. Quando c'è la terra le alza, vabbè, io non la alzo,
muore sta bilama qua che... Vabbè dai, bella però. Adesso vedremo qua come... la situazione. Vado dentro qua? Qui? Ok. Oh cazzarola, sto scivolando. Vorrei capire che secondo me c'è andato qualcosa lì in mezzo e non può far così tanto rumore. Di solito sto rumore qua lo fa quando è alta, non quando è bassa. Oh. Mi guardo, glielo dico. Come dei disgraziati, però ma spiegatemi una roba, secondo me sta roba qua fa troppo rumore. Devo dire che non è piccolo questo campo, pensavo di metterci sinceramente meno tempo. Adesso ci rivediamo come sarete anche rotti le scatole. Non è questo il campo, eh? Vabbè, niente, è questo il campo. Vibra! Cedere. Se spacco qualcosa. Se non c'è tanto, eh. Campo, in questo campo qua a me sarebbe piaciuto fare una bella orca, i cinghiali, una bella aratura
poi quest'autunno seminare l'erba medica. Porca trottola. E chi è che ha fatto la legna qui? Io volevo andare fino in fondo, non posso, mannaggia lui. È passato qualcuno, non so chi sia. Non è per niente piccolo. Bel campettino. Beh, adesso io dico che non è piccolo, ma sia chiaro, per gli standard dei campi di qua, no? Del mio paese. Perché in questo paese ci sono campi grandi, ma sono tutti divisi a proprietari, no? Quindi alla fine vengono fuori tanti piccoli pezzettini. E calcolando che è tutto nostro questo, non è piccolo. Poi vabbè, c'è il Pavese, che non, quest'oggi, per oggi non taglieremo, che è più grande, però comunque spero mi sentiate perché qua sono full gas, eh. E qua vediamo di girare bello dritto, volevo saltare, gira. Lo sterzo qua è durissimo. Io posso seguirlo l'argine, che altro, è l'unica cosa che posso fare. Vabbè. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a lasciare un like e a iscrivervi e andare a vedere gli altri video, che anche attivare la campanellina per vedere gli altri video che usciranno in seguito. Lasciatemi anche un commento, magari se anche voi per tagliare, c'è un'ape, vabbè, per tagliare utilizzate una falciatrice Vilama, una Gaspardo oppure anche la Superior come la mia. E niente, ci rivediamo al prossimo